Quartiere di Sant'Orso, non c'è pace nemmeno per Ferragosto. Nemmeno la calura ferragostana placa i bollenti spiriti dei vandali che a cadenza lasciano il segno del loro passaggio in questo popoloso e tranquillo quartiere della città di Fano e che dovrebbe essere, nelle migliori intenzioni dell'amministrazione comunale, un quartiere modello per vivibilità e mobilità. Ma le buone intenzioni della Giunta si scontrano con l'inciviltà di alcuni che probabilmente vedono in ordine, pulizia e sicurezza una minaccia alla loro tracotanza e spavalderia guappesca. Dopo i ripetuti attacchi alla bacheca dei libri nella piazzetta, dopo le innumerevoli scorribande notturne nelle aree verdi, dopo i poveri cassonetti della differenziata, presi di mira rei solo di essere lì a disposizione della collettività, ora anche le panchine in legno negli spazi verdi delle case popolari di via Iacucci sono state vandalizzate nella notte tra mercoledì e giovedì scorso ad opera di ignoti. Gli hanno dato fuoco, o meglio hanno tentato di dargli fuoco utilizzando un mucchio di volantini pubblicitari reperiti nelle cassette condominiali, ammassandogli e appiccandogli il fuoco. Le due panchine fortunatamente non sono andate distrutte, ma sono state gravemente danneggiate dalle fiamme, rendendole quasi inutilizzabili dai tanti anziani del caseggiato che le utilizzavano dopo cena per prendere una boccata di fresco, dopo una giornata infuocata passata tra le mura di casa per non subire peggiori conseguenze. Ora più nemmeno questo gli è possibile, se non portandosi le sedie da casa, ma è il senso di impotenza e di insicurezza in loro che ora li pervade. È la prima volta che succede questa cosa? Sì, questa cosa qui è la prima volta. Vi dispiace un po', perché queste erano panchine un po' per tutti. Sì. Difatti noi ci siamo arrabbiati. Lì o qualcuno ha fatto per dispetto. Ma quindi nella notte tra prima di Ferragosto praticamente? Notte. Chiedete un po' più di controlli, giustamente. Sì, un po' più di controlli. Ah, addirittura io ieri dicevo, qui allora occorrerà chiedere la telecamera. Sarebbe il caso di mettere telecamere, sì. Perché queste sono... Non siamo tranquilli. Non siete tranquilli? No, visto come vanno le cose qui.